Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale, benvenuti ai nuovi iscritti. Questo è il mio nuovo lavoro, la mia maglia brivino, così le ragazze del mio gruppo mi hanno consigliato di chiamarla brillino, proprio apposta perché è stata fatta con un filato che io ho già usato e che io adoro, a me piace moltissimo. Il filato che io ho usato è questo. Questo è quello che mi è rimasto, ne avevo 150 grammi e questo è quello che mi è rimasto. Allora, io ho usato questo filato e si chiama Brillino della Adrian Wool. Per chi mi segue, io qualche settimana fa ho fatto una maglia con questo filato, la mia maglia pasqualina. E dato che mi era rimasto 150 grammi di questo filo, quindi ho deciso di utilizzarlo in questa maniera, facendo una maglia con un altro filato che io adoro, che a me piace moltissimo, è il canna da zucchero Lux della Mistrico Filati. Allora, di questo vi dico. Allora, ogni gomitolo di brillino è 50 grammi e 185 metri. La composizione è 67% cotone riciclato, 30% nylon e 3% poliestere. Infatti ha un leggero filo Lurex. Il colore è il numero 44. Si lavora con i ferri del 3-3,5 con. Se utilizzate o lavorate all'uncinetto, il numero 3, e per chi possiede la macchina dalla maglieria va benissimo. Io comunque la mia maglia l'ho lavorata con l'uncinetto del 3,5, ok? Interamente con l'uncinetto del 3,5, a parte le maniche, io ho lavorato le mie maniche con l'uncinetto del numero 3. E poi con il filato della Mistrico Canna da Zucchero Lux, 97% viscosa da canna da zucchero, 3% poliestere. Un gomitolo è 50 grammi, 145 metri. Sono due gomitoli che rendono veramente tanto. Ok, quindi io ho usato 100 meno di 150 grammi perché avevo 200 grammi di questo filato. Mi è rimasto questo e questo della maglia. Quindi questo è quello che serve per fare questa maglietta. È una maglietta molto semplice. Adesso vi lascio anche qualche taglia. Allora, per la taglia S, io vi lascio qui diciamo il foglio, così magari potete guardare e fare lo screen e vi segnate le misure. Allora, per la taglia S 112 catenelle e i motivi 8 motivi dietro, 8 motivi davanti e 4 per ogni manica e poi uno per ogni lato, quindi per fare gli aumenti sono 28 motivi e 112 catenelle. Per la taglia M 120 catenelle, quindi 9 motivi dietro, 9 motivi davanti, 4 per ogni manica e poi uno per ogni angolo. Ok, quindi sono 120 catenelle. Per la taglia L 128 catenelle, 10 motivi dietro, 10 motivi davanti, 4 per ogni manica e poi uno per ogni angolo e sono 32 motivi. Per quanto riguarda la taglia, la doppia XL, sono 10 motivi dietro, 10 motivi davanti e 6 per ogni manica. Sono 144 catenelle, 36 motivi. E ho fatto la doppia XL perché volevo una maglia abbastanza comoda e quindi ho iniziato la mia maglia con 144 catenelle. Bene, vi lascio il tutorial. Allora, io mi sono portata avanti, ho già iniziato le mie catenelle. Ho iniziato con 144 catenelle, lavoro su un multiplo di 4 catenelle e lavoro con l'uncinetto del 3,5. Allora, fatte le mie catenelle, le chiudo a cerchio. E vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. Allora, così. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, per iniziare con la prima maglia alta. Vado, adesso qui si è stretto un pochino, vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta. Adesso lavoro 144 maglie alte, quindi faccio un giro tutto a maglia alta.
così. Finito ogni giro con le maglie alte, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Mi sposto di una maglia, entro nella maglia seguente, faccio una maglia bassissima, 2 catenelle, rientro e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta maglia lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta maglia, maglia bassa. 1, 2, 3, salto 1, 2, 3, nella quarta, maglia bassa. Così per tutto il giro. Rieccomi. Allora, io ho finito il mio giro dei miei archetti, dove ho lavorato una maglia bassa, 3 catenelle, ho saltato 3 maglie di base, nella quarta maglia ho lavorato una maglia bassa. In tutto io mi trovo 36 archetti, quindi ho fatto, dove ho messo i marcapunti, ho fatto 10 archetti per il dietro, nell'undicesimo archetto ho messo un marcapunti, per la manica ho fatto 6 archetti, nel settimo ho messo un marcapunti, poi ancora 10 archetti, nell'undicesimo ho messo un marcapunti e poi ancora per l'altra manica 6 archetti e nel settimo archetto marcapunti. E questa è la mia scollatura. Ora inizio la lavorazione del punto. Allora, ho preso il mio filato e lavoro con il filato brillino della Adrian Wool, che voi già conoscete. Ho lavorato questo filato con la mia maglia pasqualina. Allora inizio, sono nel primo archetto dove mi trovo in marcapunti, quindi entro, prendo il filo e faccio 1, 2, 3 catenelle, rientro e lavoro una maglia alta. Allora lavoro metà del mio aumento, poi faccio una catenella, vado nell'archetto seguente e lavoro 3 maglie alte, catenella, archetto seguente, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, archetto seguente, 3 maglie alte. Lavoro così fino ad arrivare al mio marcapunti. Ecco, sono arrivata al mio segnapunti, ho fatto le mie 3 maglie alte, una catenella, vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte, una catenella, e adesso continuo a lavorare i miei archetti. Quindi lavoro 3 maglie alte nell'archetto, una catenella, vado nell'archetto seguente e lavoro 3 maglie alte, catenella, e continuo così fino al mio prossimo marcapunti. Faccio il mio aumento, poi lavoro ancora i 10 archetti, qui faccio l'aumento e poi arrivo alla fine del giro. Ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, sono alla fine del giro, devo completare il mio aumento. Quindi ho fatto 3 catenelle, 3 maglie alte, una catenella, vado qui nell'archetto dove lavoro i miei aumenti, lavoro 2 maglie alte, 1, 2, catenella, e qui nella terza catenella lavoro una mezza maglia alta, e quindi adesso mi trovo proprio il mio archetto. Faccio una catenella, rientro, anzi scusate, cambio filo, cambio di nuovo filo e lavoro con il bianco. Quindi faccio una catenella, vado dentro l'archetto e lavoro una maglia bassa,
1, 2, 3, 4 catenelle. Vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, archetto, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, archetto, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, maglia bassa nell'archetto di una catenella. 1, 2, 3, 4, maglia bassa. Continuo così fino ad arrivare al mio aumento. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro catenelle, maglia bassa. Quattro catenelle, maglia bassa. Uno, due, tre, quattro, maglia bassa. Ecco, qui mi trovo dove faccio gli aumenti, quindi faccio 1, 2, 3, 4, una maglia bassa nell'archetto delle due catenelle, poi 1, 2, 3, 4, maglia bassa nell'archetto seguente di una catenella. Quindi lavoro 4 catenelle e una maglia bassa in ogni archetto. 2, 3, 4. Ecco, ok, vado avanti per tutto il giro. Finito il giro, mi trovo qui dove lavoriamo gli aumenti. Qui è dove ho fatto una maglia bassa all'interno dell'archetto, quindi chiudo con una maglia bassissima. Adesso riprendo il filo e faccio 3 catenelle. 1, 2, 3. Rientro nella maglia bassa e lavoro una maglia alta, una catenella. Vado dentro l'archetto e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella, archetto seguente, 3 maglie alte. 1, 2, 3, una catenella. E questo è il lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo ripetere questo giro fino ad arrivare, questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Io cambio filo, voi se volete potete lavorare con un unico filo. Ok? Questa è un'idea, anche se vi avanzano dei filati di un progetto che avete fatto e vi resta e vi avanzano dei filati, questo diciamo è un modo anche per usare i filati avanzati. Bene, eccomi, sono arrivata qui dove devo lavorare i miei aumenti. Vado nell'archetto, lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3, una catenella. Qui dove ho lavorato la maglia bassa, nell'archetto dove facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, nella maglia bassa lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una catenella, e nell'archetto lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3, catenella, archetto seguente, 3 maglie alte. Vi faccio vedere qui dove ho lavorato gli aumenti. Ok, quindi nella maglia bassa ho lavorato 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, poi una catenella, e continuo la lavorazione lavorando gli archetti. Negli archetti lavoro 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, e qui
poi facciamo la stessa cosa. Qui lavoriamo 3 maglie alte, nella maglia bassa lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e poi una catenella e 3 maglie alte nell'archetto. Questo è quello che dobbiamo fare, va bene? Ok, finisco il giro. Allora, sono alla fine del giro, devo lavorare la metà del mio aumento. Qui ho fatto 3 maglie alte, una catenella. Qui nella maglia bassa lavoro 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e una mezza maglia alta nella terza catenella della prima maglia alta. E quindi ho già il mio archetto. Ora riprendo il filo bianco, il mio canna da zucchero, quindi faccio una catenella, rientro nell'archetto, faccio una maglia bassa e poi 1 2 3 4 maglia bassa nel primo archetto che mi trovo di una catenella, 1 2 3 4 maglia bassa nell'archetto, 1 2 3 4 maglia bassa. Quindi in ogni archetto lavoro una maglia bassa, 4 catenelle e maglia bassa. Arrivata qui dove facciamo gli aumenti, faccio una maglia bassa nell'archetto di una catenella, faccio 4 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa, ok? Quindi ripetiamo sempre questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, ok? Bene, noi ci vediamo quando arrivo alla mia misura. Rieccomi. Allora, io sono andata avanti con la mia lavorazione, sono arrivata a 21 centimetri, 21-22, 21 centimetri. Adesso chiudo le due parti per formare le maniche. Qui le maniche risultano un pochino larghe. Allora, quando poi devo riprendere la lavorazione delle maniche, io vado a cucire qualche centimetro, faccio dei punti nascosti con l'ago e lascio un'apertura per il mio braccio che va bene, ok? Perché così è troppo larga e a me non piace. Quindi per stringere un pochino la manica io chiudo, vado a cucire un pezzettino, qualche centimetro. Prima prendo la misura per bene e poi chiudo una parte. Ora dobbiamo chiudere le due parti e facciamo così. Io ho finito il mio giro dove ho lavorato le 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Qui ho tagliato il mio filo perché voglio riprendere proprio da qui, in modo che poi non si nota la chiusura del lavoro. E faccio così, in questa maniera. Allora prendo il filo bianco perché devo lavorare il giro con gli archetti, una maglia bassa e 4 catenelle. Allora entro proprio qui dove mi trovo, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Vediamo se riesco ad avvicinare un po', vediamo. Ok, allora entro nell'archetto delle 2 catenelle, prendo il filo, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. Anzi, facciamo in questa maniera, facciamo così: entro, faccio una catenella, poi entro dentro le 2 catenelle e prendo anche l'altra metà, così. Prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Ecco. Ora 1 2 3 4 maglia bassa nell'archetto di una catenella. 1 2 3 4 maglia bassa nell'archetto. E così fino ad arrivare a chiudere l'altra manica. Quindi lavoro tutta la mia parte e arrivo qui e faccio la stessa cosa.
Vabbè, arrivo qui e questo poi lo chiudiamo insieme. Allora, sono arrivata qui dove mi trovo le due maglie alte, due catenelle, due maglie alte, quindi chiudo l'altra metà, inserisco l'uncinetto nelle due catenelle, prendo l'altra estremità, entro qui nell'archetto delle due catenelle, prendo il filo e chiudo e continuo. Faccio le 4 catenelle e lavoro i miei archetti. E vado avanti fino ad arrivare alla fine del giro. Eccomi, arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima, vado nella maglia bassa e chiudo così con una maglia bassissima. Vado nell'archetto, faccio ancora una maglia bassissima e adesso cambio filo, quindi prendo l'altro colore, questo lo tolgo e faccio una catenella rientro e lavoro una maglia bassa 1 2 3 e lavoro 3 maglie alte, una catenella, vado nell'archetto seguente e lavoro 3 maglie alte, catenella, archetto seguente, 3 maglie alte. Adesso lavoro sempre a giro, lavoro in tondo fino ad arrivare alla lunghezza che mi va bene. Ok, la lavorazione adesso è facile, dobbiamo lavorare sempre a giro. Quindi io adesso vado avanti, poi ci ritroviamo, facciamo le maniche. La mia lavorazione è abbastanza larga. Vediamo, vi dico quanto è larga. Allora, centimetri, ok, quindi è abbastanza larga, per questa è una taglia 46 anche 48. Bene, allora io vado avanti, ci ritroviamo dopo. Eccomi qua. Allora, io sono andata avanti con la lavorazione della mia maglia, poi alla fine ho fatto un bordino con delle maglie alte in rilievo, quindi ho fatto una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta dietro e diciamo all'incirca, vediamo quanto, per 4 centimetri. Voi se volete potete andare avanti, se volete un bordino più largo oppure 4 centimetri come me, decidete voi quanto volete fare il vostro bordino. Nel frattempo ho fatto anche una manica, io farò le maniche corte, abbastanza corta. Voi se volete potete andare avanti, se volete la manica lunga a 3/4 oppure così corta. Ho fatto solo tre giri di maglie alte, cioè partendo con il punto archetti, poi ho fatto 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, poi archetti, 3 maglie alte, archetti, 3 maglie alte, insomma per 3 volte. E adesso qua riprendo la lavorazione, devo lavorare la seconda manica. Dove ho messo il marcapunti, questa parte, questa piccola parte, poi da una piccola cucitura, dato che la mia manica risulta abbastanza larga e a me non piace la manica così larga, allora io chiudo questo pezzettino e riprendo la lavorazione proprio da qui dove mi trovo i due archetti di una catenella. Quindi prendo il filo bianco, dato che devo lavorare gli archetti, prendo il filo . Lascio la codina abbastanza lunga così poi allora faccio 2 catenelle
una maglia bassa e adesso 1, 2, 3, 4. Allora, in questa manica il primo giro con gli archetti l'ho lavorato con l'uncinetto del 3 e mezzo, poi la mia manica l'ho lavorata con l'uncinetto del numero 3 per stringere ancora un pochino la manica. Quindi il primo giro lo lavoro con l'uncinetto del 3 e mezzo, quindi adesso apro così la manica e lavoro gli archetti 1 2 3 4, archetto seguente, maglia bassa 1 2 3 4, e così per tutto il giro. Rieccomi. Allora, ho finito il mio giro, sto chiudendo con una maglia bassissima nella maglia bassa. Adesso prendo l'altro filo e cambio uncinetto, lavoro con l'uncinetto del numero 3. Allora, scusate un attimo, li faccio 1 2 3 4, poi ecco, prendo l'altro filo e faccio in questa maniera, vado nell'archetto e faccio una maglia bassa, poi 1 2 3, ecco, e lavoro le 3 catenelle, sono la prima maglia alta, poi ancora 2 maglie alte, 1 2, una catenella, archetto seguente, 3 maglie alte, 1 2 3, catenella, 3 maglie alte nell'archetto seguente. Catenella, e così arrivo alla fine del giro. Alla fine del giro lavoro i miei archetti, ok, per 3 volte, e noi ci ritroviamo quando poi finisco la mia manica e facciamo il bordino, facciamo l'inizio del bordino e poi andate avanti da sole. Allora, sono arrivata ai miei giri. Quindi sono all'ultimo giro, ho fatto le mie 3 maglie alte, una catenella, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Prendo il filo bianco, questo lo posso tagliare, lascio un pochino lungo e poi lo nascondo. Ho tagliato il filo, quindi adesso lavoro con il bianco per fare il mio bordino. Vado nello spazio della prima e seconda maglia alta, entro e faccio una maglia bassissima, 1 2 3, entro tra lo spazio della seconda e la terza maglia, così, e faccio una maglia alta, salto la catenella e lavoro, qui mi trovo le 3 maglie alte, quindi entro tra la prima e la seconda e lavoro una maglia alta. E poi nello spazio fra la seconda e la terza, così, salto la catenella di separazione e vado tra la prima e la seconda maglia, lavoro la maglia alta, così, e lavoro così per tutto il giro. Eccomi, sono alla fine del giro, devo chiudere il mio giro con una maglia bassissima nella terza catenella, ma dato che devo lavorare delle maglie alte in rilievo, entro, inserisco l'uncinetto così dietro alla maglia alta, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, e questa risulta la prima maglia alta in rilievo davanti, quindi faccio 3 catenelle. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta in rilievo dietro, quindi inserisco l'uncinetto dietro al lavoro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta,
maglia alta in rilievo davanti, maglia alta dietro, così. Per tutto il giro. Allora, sono arrivata alla fine del giro, devo chiudere qui dove ho lavorato le 3 catenelle e chiudo in questa maniera: passo l'uncinetto dietro la maglia, prendo il filo e faccio la maglia bassissima, perché devo iniziare con la maglia in rilievo davanti. Quindi faccio ora 3 catenelle, lavoro adesso le mani, le maglie come si presentano, quindi una maglia alta in rilievo dietro e una maglia alta in rilievo davanti, maglia alta dietro e una maglia alta davanti, così, e continuate così. Diciamo, io per esempio, ecco, io ho fatto questo bordino all'incirca 2 centimetri, e voi, se volete un bordino un pochino più largo, continuate con i vostri giri. Io ho scelto di fare un bordino così piccolo, e la stessa cosa ho fatto qua. Ho lavorato lo stesso bordo, solo che qui l'ho fatto un pochino più grande, diciamo più largo, un 4 centimetri. Ok, bene, io finisco la mia manica qui. Se volete potete fare un giro a maglia bassa, per, se diciamo vi risulta un pochino largo, allora fate un giro a maglia bassa o un giro a punto gambero, decidete voi. Io farò un giro a maglia bassa, lavorerò in ogni maglia una maglia bassa, qui salterò qualche maglia, ok, in modo da stringere un pochino, perché qui risulta un pochino largo, sinceramente a me non piace, e quindi farò un bordino con le maglie basse. Bene, il tutorial è finito, spero che anche questo progetto vi è piaciuto. Se lo volete fare, fatemelo sapere, insomma, se commentate sotto il mio video a me fa sempre piacere, anche diciamo se avete qualche critica da fare, l'importante è che sia una critica costruttiva e non insomma non delle offese, ok? Bene, io vi ringrazio, vi saluto, al prossimo progetto, un bacio a tutti, alla prossima, ciao. Anzi, scusate, vi voglio anche ricordare la merceria Terry, Creazione Terry di Pacifico Terese. Il negozio si trova a Pesaro, negozio laboratorio creativo, via Federici Galleria Mimosa 61 121. Vi lascio il cellulare 333 866 2699, e l'indirizzo di posta elettronica è teresa.pacifico6@gmail.com. ecco, se volete il mio stesso filato, chiamate la signora Teresa Pacifico e lei vi saprà consigliare. Se avete altri progetti in mente, volete altri filati, chiamate la signora Pacifico, è veramente una persona eccezionale ed è anche molto molto paziente. L'ho già detto una volta che con me ci vuole molta pazienza quando devo scegliere un filato per i miei progetti. Ecco, la signora è una signora veramente molto gentile e dolcissima, è veramente una signora molto molto gentile e brava. Bene, io vi saluto questa volta davvero e al prossimo progetto, ciao.